Eccoci Fabio, sei carico? Come sta andando questo viaggio? Oggi c'è anche il derby Napoli-Juve, quindi qua il miglior finale per tornare? Sì, vabbè, c'era già un delirio a Napoli quando sono andato, ma oggi mi aspetto ancora di più. È la finale contro la Juve, Spartia, è tutto perfetto. Proprio. Tra l'altro oggi ritrovi anche il tuo compagno di riparto, Simone Crispo. Oggi sarà un duello tra voi due, a chi farà più gol? Ma che duello, una collaborazione. Sarà difficile davvero oggi, perché la Juve secondo me ha qualcosa in più rispetto a voi, posso dirlo. Anche secondo me a livello assoluto forse è messa un po' meglio, però dai, secondo me io e Crispo devo puntare a fare più gol. Quando mi ha detto che partecipo alla Europa League che sono in carico. Sono stra-emozionato, Napoli c'è un casino incredibile, quindi questo veramente mette un sacco di motivazione e sono sicuro che oggi ce ne sarà ancora di più, quindi questo chiaramente rende la partita ancora più stimolante. Qual è il giocatore che temi di più della Juve? Forse Campolunghi è quello che ci può mettere più in difficoltà. Anche Tatino, sì. Abbiamo entrambi con il punto di forza all'attacco, mentre entrambi abbiamo delle carenze in difesa, quindi secondo me sarà una partita bellissima con tanti gol, l'obiettivo stasera è vincere. E far esplodere Scampia. Fabio Di Mauro si sposa! Anzi, ha iniziato a crescere. Bello. Sono già arrivati i ragazzi al campo. Già dalle 5 e mezza e ritroverà alle 8. Ci sono 500 biglietti gratuiti per entrare negli spalti e poi chi resta fuori, cioè comunque lo spazio fuori dalla recinzione. Cioè già sta iniziando a riempirsi 2 ore prima. Ci gasa molto, però secondo me io anche se fossi un avversario mi sentirei gasato da questa situazione. Sono un po' di disagio, sono l'unico che viene col completo. Secondo me ci stava come occasione in una finale mettersi il completo. Sì, ammetto che è un po' da coraggiosi questo caldo. Non vi dobbiamo dire niente. Solo brutte parole. La classe non è solo il campo, anche la finale. La devi fare TikTok, Fabio con divisa e Fabio senza divisa. Attenzione, vediamo. No, 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 no. Oh, ma hanno detto che ti sei fidanzato, Vius, ma è vero. Esclusiva Fabio Di Mauro. Sì, esclusiva Fabio Di Mauro. La devo dare o no? Diciamo domani al campo. L'uomo chiave. L'uomo chiave lui. Eccolo. Poi nel caso ci diamo. Call me when you want, call me when you need. Ed è tutto qui. Cioè, la partita inizia tra 2 ore. Vendo biglietti. Denunciamo Carlo Di Bernardo. Guarda Rossano, vedi le vele. Diciamo l'ambiente ci sta. E la te ce la fa vincere. Non posso sempre io, capito? Ma tocca a Andrea. Cioè, ma tocca a lui, fra. Ecco i due fenomeni, lo poi segnerò io. È vero, capito? Ah, ma vincere per forza. Oh, rigore! Oh, bomber! Calciatore della YouTuber League più bello di oggi. Bello, non lo so, meglio vestito che fa. Grazie, vedo un po' emozionato, però carico allo stesso tempo. Intanto cosa pensi dei ragazzi che ti hanno detto che sì o più forte? Hanno ragione. Gioco, gioco. And life.
in bocca a tutti. Andiamo noi in mezzo al campo, voglio bene a tutti quanti, voglio tutta questa vittoria a casa. Io non voglio gente che guarda in alto senza pensare a un cazzo. La tamagna! Si vincerà la testa che sta mantenendo di piedi. Passiamoci sempre la palla. Non la lasciamo a cazzo. Senza paura a passare la palla a Fabio, senza paura a passare la palla a Matteo. Se ce la giochiamo bene, in difesa la partita è finita. We only say goodbye with words. La partita quasi non inizia quando si scende lì, inizia quando iniziamo di spaldamento. Esatto, e la mettete in fisico sin da subito, lo devono capire, non puoi fare scelto. Sì, sì. Concentrati, non pensate al pubblico, niente. Pensate a Maurizio e basta. Sei carico Fabio? Peggio delle partite d'eccellenza. Ma va. Come la vedi Patrizio questa partita? Noi napoletani mettiamo questo quando giochiamo. Gli altri no. E ti posso dire una cosa. Loro hanno tante qualità per poter portare questo titolo a Napoli. Mi posso fidare? Ti devi vedere per forza. Cioè perché siete diventati come la seconda famiglia. Non vi dico le solite cose che si dicono prima di una partita, ma io volevo dire questo. Perché è stato un percorso bellissimo appresso a voi. Spero che non sia l'ultima partita. Che per loro, quando abbiamo questa maglia, non deve essere l'ultima volta che diciamo chi ha combattuto il campo? Flows, I do this all on my own. Ma ci sei anche tu Gianni nell'album? Stesso livello. I'ma go ahead, switch it up now. What now? Got a lot to say when I come round. Shut down negativity, I'm moving up. Sei caldo? Ah? Stressing, feeling like I ain't worth shit now I'm empty. Scared but aware of all things, I lay in my bed. Napoli e Juventus. No comparing me, only up is where my aim is. Trying to figure where my life is about to be. Cause so far it's been amazing. But I feel it'd be 10 times better if my mind wasn't. Siamo qui oggi anche per lanciare il messaggio. Comportiamoci bene. Perché oggi le vince Napoli e sta via. Facciamo un'altra. My brain feeling left out. No one else feeling what I feel when I vent out. Not a questions come like AK, why you say? Mani Fius, forte verso Crispo, Ginocchi allontana Di Mauro, stop, Matthew Di Mauro, Fene! Il calcio d'angolo, primo squillo di Fabio Di Mauro che accende il mancino. A Scampia ed è incredibile. Poi contatto, torna sul mancino, Crispo, apertura, Matthew, la sposta, destro! 1-1! Ha pareggiato il Napoli! Benvenuti a Scampia! Pronto, fratino? Dentro il pallone della deviazione, Campolunghi! Va a provocare tutti! Una giocata da Diez, una giocata da Andrea Fratino che porta la Juve a più 2, 3-1.
cerca un tocco interno di Mauro colpo gobbo, palla dentro Mirko, Di Mauro, Fede! Le ha quasi piegato le mani Di Mauro con quel bolide dal limite. Battuto sul secondo palo! Dove c'è Pippega? Cala il poker! Vuole accendersi il folletto del Napoli. Matthew, doppio passo, Matthew, apertura e conclusione di Crispo. Il Napoli sfiora il 4-2. Finisce il primo tempo della finale di ritorno della YouTuber League 1-4. Voglio, sei a Satanato quando ha finito la partita. Adesso sembra il Maradona. Napoli che la fa girare bene. Si ricomincia da guida. Il mio lungo a cercare Crispo, lo sposta la maschera, ma c'è Mirko. Mirko! Si riprende il Napoli sulle spalle! Palla a cercare Fratino al volo! Verticale verso Mirko che riesce a pulire questo pallone, Crispo è andato sulla maschera, Crispo in area, calcia! Simone Crispo! Ora con il doppio passo, ma la verticale su Crispo, occhio al tacco perché arriva Di Mauro, contatto, della rimessa, battuta verso il centro, colpo di testa, Fede, poi altra palla dentro, sempre Fede, 6-3 per la Juve, 14 gol di Campolunghi. La potevi far andare dentro una. Sì, tre sarebbe entrato. E il tocco su Pippega. Morbido ancora Di Mauro. Crispo Di Mauro. Crispo ragione. Poi apre verso Di Mauro. Bel pallone che tira Di Mauro. Fede. E poi Di Mauro metterla giù. Poi andare. Rifallo. È passato. Colpo. Gobbo. Verticale per Di Mauro. Controllo. Rientra. Occhio Di Mauro. Salta anche Pius, limite, Di Mauro, va sul destro, poi a destra cerca il tocco per Pius, colpo gombo. Quella sul secondo palo arriva Di Mauro, e la mette alta. Di Mauro, secondo palo Matthew, sul fondo, quante occasioni per il Napoli. Pius di là perché c'è Di Mauro, la palla arriva dentro Crispo, Di Mauro col doppio passo, va sul sinistro, Di Mauro, l'orgoglio del Napoli. Bentornato a Fabio Di Mauro, 6-4, e però rimessa per il Napoli, secondo palo Crispo, Fene, anzi Di Mauro, ma Fene abbraccia quel pallone, lo tiene lì come fosse un regalo, fischia tre gol al termine, la Juve vince ancora dopo la finale di Roma.
feel a little how you're looking at me. And you can call. Pensieri su questa partita? È stato un evento magnifico, come il cammino del Napoli che parte a Roma contro la Lazio, sconfitta ai rigori, poi quel Napoli-Roma con la prima vittoria in casa, il primo evento a Napoli che ci ha fatto capire com'era il clima da queste parti. L'orgoglio deve rimanere per Fius, per Matthew, per Sciale che ha fatto una partita clamorosa, per GA7 che si è sacrificato da uomo squadra per far tornare Fabio Di Mauro in vista di questa partita che la Juventus vince. Mi dispiace per la sconfitta, è stata tosta. Vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere, attivare la campanella e commentare. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.